Grande merito comune a tutti gli studiosi che si sono rifatti a un'ottica psicanalitica è quello di aver definito l'essere di fatto come una monade con delle aperture all'esterno non particolarmente significative. Cioè di aver definito l'essere psichico in termini di sistema abbastanza chiuso e nell'evoluzione dell'essere in termini di maggiore chiusura man mano che si struttura la mia personalità di adulto. Perché dico? Perché questo non significa che, mentre la monade è un concetto in cui è difficile concepire la socialità, no? Sembrerebbe la monade dire che la società è più un insieme di modi browniani che di modalità di relazionali con un senso. Invece questa descrizione dell'essere da parte di tanti autori, ma comunque dell'analisi in generale, è qualcosa di molto importante, perché che cosa è che secondo me definisce in maniera che abbia un senso? Definisce l'oggetto nella relazione col soggetto. Noi diciamo il soggetto nella relazione oggettuale, proviamo a dire il contrario, proviamo a dire come l'oggetto viene reificato in me attraverso la mia esperienza. In questo gioco di reificazione dell'oggetto in me nasce il vincolo, nasce quindi la relazione. È chiaro che questa reificazione, che è assolutamente necessaria per dare un senso e un significato all'oggetto, quale che sia, mi piace, non mi piace, bianco e nero, ci voglio stare, non ci voglio stare, voglio allontanarmene, la voglio sposare, qualunque cosa sia, la amo, lo amo, amo i miei figli, amo le cose, eccetera, eccetera, nasce da questa possibilità, questa ennesima possibilità simbolica, questo non è solo dell'essere umano, è di tutti, per quello che riguarda noi, è di tutti i mammiferi, probabilmente in altre specie animali è un po' diversa, di rappresentazione attraverso emozioni, sensi e significati che vengono proiettati sull'oggetto e che ritornano poi sul soggetto anche attraverso il gioco delle parti, perché come mia moglie è oggetto interno, è l'oggetto interno che mi consente proprio di amarla, così io sono l'oggetto interno che le consente di amarmi. Questo è il gioco degli investimenti, no? Per cui l'investimento libidico che io faccio sull'oggetto mi dà soddisfazione. Lo stesso investimento che non riesce per un motivo qualsiasi ad andare sull'oggetto mi dà frustrazione. Questo è il gioco della depressione, frustrazione o della gratificazione, dell'euforia. È bellissimo questo modo di concepire la relazione. Quindi la relazione è gratificante perché l'oggetto si presta ad essere amato ed è reciprocamente perché io mi presto a essere amato. È molto bella questa affermazione, cioè non è, l'importanza è nell'investimento, non nell'essere amati, che è molto difficile da concettualizzare. Questi elementi che cosa sono poi in poche parole? Significa che in ogni relazione umana esistono delle cose
che necessariamente vengono trasferite. Non è trasferite, è transferite, quindi vuol dire che c'è una modificazione di significato nell'adgredior, che è l'elemento essenziale della relazione reciproca, ovviamente, o non reciproca anche che sia, c'è questo trasferimento di funzione, di significati, di sensi e di cose. Transfer non ha a che fare con la parola trasferimento o applicazione o etichettatura di qualche cosa. È un elemento. È chiaro che poi noi abbiamo hanno chiamato la relazione transfer e control, non c'è nessuna differenza fra transfer e control, cioè la funzione è la stessa. C'è il prefisso contro, non c'è il prefisso contro sulla base di chi comincia prima, ma anche se questo cominciare prima è un discorso relativo, per cui c'è il transfer del paziente, c'è il controtransfer del medico, c'è il controtransfer del gruppo degli operatori, c'è il transfer del gruppo dei pazienti, ma è proprio comprendere questo gioco delle parti che ci dà il senso della diagnosi. Diagnosi qui intesa proprio come conoscenza che va al di là, che va through, va al di là dell'apparenza e tende a cogliere in un esercizio dinamico senza fine il senso momento per momento dell'essere di quella persona e anche del mio essere in relazione a quella persona. Se lo psichiatra non sa o non vuole sapere o fa finta di non sapere che dal momento in cui io faccio diagnosi a una persona di una malattia gli ho cambiato la vita e da quel momento in poi, ma questo come qualsiasi evento della vita, ma questo fatto della diagnosi è veramente una cosa che può cambiare moltissimo la vita di una persona. Se io non so o faccio finta di non sapere questo e quindi di come carico, transfer e controtransfer si riferisce al mondo delle significanti, non al mondo dei significati, cioè al mondo, a quel mondo che dà l'entità e la differenza e la specificità del senso di un oggetto per una persona. La parola casa ha un significato molto semplice, è un luogo dove più o meno si abita e ci si ripara, ma poi la mia casa invece si porta appresso tutto ciò che è la risultante delle emozioni, quindi negativa o positiva, che ho avuto in quella casa. In questo sistema, cioè la relazione intanto è possibile in quanto avviene questo fenomeno. Non lo definirei un fatto, perché un fatto è troppo statico, lo definirei piuttosto un fenomeno che si arresta quando siamo morti, insomma, anche nella demenza, voglio dire, più estrema. Il sistema, questo sistema di simbolizzazione reciproca che sta alla base di queste significanti che viaggiano da me verso l'oggetto è sempre possibile, anche se magari è veramente difficilmente poi riportabile a una interpretazione, a un tentativo di razionalizzazione o a un tentativo di cura.